L'Inter vince a Salisburgo, Salisburgo-Inter 3-4, abbiamo visto di tutto, abbiamo visto un campo di patate, non era un campo di patate, l'acquazzone, giustamente non si poteva giocare, non c'era un geometria di gioco, però qualcosa di buono l'abbiamo visto, qualcosa di meno buono l'abbiamo visto. Iniziamo dal portiere. Il portiere mi ha convinto poco, è la prima partita, il primo tempo, però due, tre cappellate una dietro l'altra l'ha fatto e vediamo un po' quello che succede. È la prima partita, una partita amichevole, tutto quello che si vuole. Dumfries non mi piace, cioè Dumfries già l'anno scorso aveva fatto passi indietro, a me non mi ha mai convinto del tutto e non sono arrivate, credo che non siano arrivate grosse offerte, altrimenti l'Inter probabilmente ci avrebbero pensato. Darmian, ragazzi miei, vabbè, questa è la partita quella che era, sappiamo che Darmian è una specie di soldatino, ma non è che mi è piaciuto neanche lui. De Vrij ha segnato solo quello, perché dopo in difesa non è, in difesa non la comanda più, non riesce più a comandarla. Bastoni, anche lui distratto, anche lui assai distratto. Di Marco già qualcosa in più l'ha fatta, però difende, forse il migliore, forse fra i migliori. Dopo c'è Sensi mi è piaciuto. Sensi è il giocatore nuovo dell'Inter, in questa partita ci sta dicendo che c'è questo centrocampista in più, che sai com'è, buono, tenetelo buono, perché abbiamo Çalhanoğlu, abbiamo Mkhitaryan, però abbiamo anche lui, c'è Frattesi, c'è Barella, sono tanti quelli dell'Inter al centrocampo. Il centrocampo è bello, bello frizzante, un po' tutti bassini, però va bene così. Là davanti Thuram a me non è piaciuto per niente, io lo dico da un bel po' di tempo, non vi aspettate i 20 gol di Thuram, perché non arriveranno. A me questo acquisto di Thuram non mi è piaciuto dall'inizio, dal primo momento non mi ha convinto, spero di sbagliarmi. Correa già tanto che ha segnato il gol, qualcosa l'ha fatto. Meglio di Thuram, è già tanto dire, manca là davanti Lautaro, era una partita amichevole, tutto quello che si vuole, il campo, però qualche cosa la dobbiamo prendere da questa partita. Bissek mi è piaciuto tantissimo. Questo giocatore, attenzione, in Danimarca viene considerato molto, molto, molto forte, può essere un innesto da titolare. O Acerbio, Bissek, cioè questo può essere un titolare là in difesa, altro che scalare subito le gerarchie. Sono convinto di questo giocatore. Per il resto un Inter che non riuscirà a fare gioco, perché quando ogni passaggio veniva fermato dall'acqua, queste cose ci sono, quindi c'era poco da fare. Però sono questi i giocatori che mi sono piaciuti. Çalhanoğlu così così, e Mkhitaryan ci ha dato un po' il suo, ma anche lui così così. Tutto sommato un Inter che mi è sembrata che questa partita, se non c'era, era meglio per l'Inter. Però adesso arriva il Monza. Adesso arriva il Monza che abbiamo visto col Milan, è un Monza vivace, è un Monza pronto, è un Monza già bello elettrico, che già ha vinto a San Siro contro l'Inter. Io starei molto attento a questa partita Inter-Monza e starei molto attento anche alle indicazioni piccole che abbiamo ricevuto da questa partita. Adesso credo che ci sia una fase di riposo, perché c'è il richiamo pesante. Cos'è successo? Questi sono stati in tournée, sono tornati dalla tournée e li hanno caricati, ovviamente, di che 2-3 giorni a carichi quelli belli pesanti, pesanti, pesanti. Sta partita forse ci voleva e forse non ci voleva. Il fatto di averla vinta però all'ultimo, comunque sia, meglio vincerle queste partite che perderle. Meglio vincerle, perché la vittoria ti dà disinvoltura, cioè quando vinci spesso diventi più disinvolto. Però se ci fate caso, non è che mancavano tanti titolari all'Inter, mancava Acerbi e mancava Lautaro, manca l'attaccante là davanti, manca qualcuno che dà profondità, e questo bisogna farlo subito. Ho il braccetto di destra, Darmian convince fino a un certo punto, sicuramente mi convincerebbero più altri giocatori. Non abbiamo più Skriniar, ma Skriniar là sarebbe una differenza totale rispetto a Darmian. Cioè bisogna ancora chiuderlo questo calciomercato e fare anche in fretta. Si era parlato di Samardžić, però anche lì io non mi sbatterei per un centrocampista in più, perché alla fine i centrocampisti sono tre, possono giocare in tre, perché ci sono le due ali, Cuadrado, Dumfries da una parte, Gosens e Di Marco dall'altra parte, che sono coperte. E quindi dopo hai tre posti soli, e in questi tre posti hai già Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Frattesi, Aslani, magari mi scordo pure qualcuno. Ragazzi miei, e qua diventa un problema se metti un altro centrocampista dopo Musilunghi senza motivo. Se proprio devi prendere qualcuno, prendimi qualcuno in difesa.
si è capito che il problema, il tallone d'Achille di quest'Inter è la difesa, così come l'anno scorso. L'Inter ha fatto un casino di sconfitte l'anno scorso, 14, 15, ragazzi, se fai tutte quelle sconfitte vuol dire che non ti funziona la difesa. Dopo arrivare in finale di Champions copre tutto la finale di Champions, è vero, però fino a un certo punto, perché la difesa ha ballato per tutto l'anno, anche quando l'Inter si riprende all'ultimo con le 7 vittorie, anche lì la difesa ballicchiava. E secondo me è lì che devono lavorare, non al centrocampo, basta il centrocampo, pensare al centrocampo, questi sono i giocatori, mi tengo Sensi, non spendo questi soldi per Samardžić e vado a prendere un difensore, ancora sui difensori qualcosa in giro la puoi prendere, si era parlato di Schur dal Torino, te lo danno, non lo so, si era parlato di altri difensori, però vacci con i soldi in mano, e i soldi di Lukaku, è l'attaccante, adesso la Fiorentina ha preso Nzola, e quindi ha uno fra Jovic e Cabral che probabilmente lo potrebbe dare, non è che mi fanno impazzire, però io un Cabral me lo metto dentro, quanto vuoi, 20-25 milioni, me lo metto dentro, hai bisogno di qualcuno che là davanti te le prende di testa, che ti dà spallate, che ti fa salire, che ti dà... L'altra cosa, Cuadrado Dumfries, sicuramente Cuadrado è di un altro livello rispetto a Dumfries, e questo giocatore sta facendo un percorso all'indietro che a me dispiace pure, dispiace anche fino a un certo punto, dopo questo è il giocatore, non è che posso immaginarmi chissà quale altra cosa da questo giocatore, però forse è anche una questione, è vero, è anche una questione che il campo era pesante ed è una questione che loro hanno i carichi pesanti, però fra 10 giorni si gioca, signori, fra 10 giorni si gioca, è il portiere, a me il portiere, ripeto, mi ha convinto poco, come vedete, dico quelli, tutti i tifosi delle altre squadre, io sapete ho tifosi di tutte le squadre, praticamente assolutamente aperto a tutti questo canale, e mi dite sempre che ho un occhio di riguardo sull'Inter, io, a me non mi sembra che io stia avendo chissà quale occhio di riguardo sull'Inter, assolutamente, io ci tifo, sono tifoso dell'Inter, ma se devo dire che certe cose vanno male, sono andate male, non mi sono piaciute, è amichevole, ma fra 10 giorni c'è il campionato e io non vedo ancora l'attaccante, io non vedo ancora un difensore in più. Ripeto, mi è piaciuto molto Bissek, mi è piaciuto tantissimo Bissek, ma nel poco che l'ho visto. Adesso tocca Inzaghi, tocca Ausilio, tocca Marotta chiudere questa situazione. Chiudetela qua prendendo l'attaccante e un difensore, che è quello che servono, ormai si è capito. Samardžić, peccato, però va bene così, anche se non dovesse arrivare va bene così, cioè non mi importerebbe più di tanto, e questo è... Ho dato un'occhiata a niente, praticamente questo, ho dato veramente questa partita, l'ho voluta guardare con attenzione e mi ha dato alla fine, mi ha dato più da pensare rispetto, però stanno arrivando, cosa faremo adesso che sta arrivando il calcio? Faremo in prepartita turno per turno, quindi ogni turno si andrà a vedere la partita, cioè tutte le partite del turno successivo, e faremo un bel discorsetto, quello che mi immagino, come sarà la partita, sarà bello, questa prepartita sarà bello, si parlerà molto dell'allenatore, di quello che può succedere, non può succedere, seguitelo perché il prepartita sarà bello, i post partita a freddo, proprio al secondo, appena fischia l'arbitro ci sarà il post partita, le live reaction, oggi ho fatto una live, cos'altro c'è? C'è il punto sul campionato, ovviamente faremo anche il punto sul campionato, le pagelle ci saranno il giorno dopo, ci saranno anche le riflessioni del giorno dopo, c'è tanto, arriva tanto calcio in questo canale, che è il canale YouTube calcio più bello d'Italia, d'Europa e del mondo, quindi se volete seguirmi assolutamente siete tutti completamente invitati su questo canale, è un canale ormai che è aperto da 3 anni, però negli ultimi tempi sta volando, 50, 60, 70 iscritti al giorno, io vi ringrazio tutti e sono molto legato io alla mia community, la community per me è la cosa più importante, a me mi arrivano anche le mail da YouTube quando dicono vi consigliamo questo, vi consigliamo quest'altro, è una cosa che non c'è bisogno che mi consigliano, è proprio questo di trattare bene o di stare dietro la propria community, siete i migliori che si possono avere, davvero, quelli
siete persone, a me piacciono tantissimo, ne ho bannate tante durante questi 3 anni, però quelli che sono rimasti, che sono tanti, mi piace parlare con voi, avere questo tipo di rapporto con voi. Quindi se non siete iscritti, iscrivetevi, mettete la campanella, ditemi cosa ne pensate di questo Inter, di quello che può fare l'Inter. Preparo la griglia, fra poco ci sarà la classifica, vediamo un po', sto davvero aspettando perché ci sono dei colpi che arriveranno. Sicuramente Juventus farà il colpo Lukaku, io mi immagino che farà quel colpo lì, e ci sarà anche qualche colpo dell'Inter ancora, però sono curioso, dicono Balogun, ma non lo so, a me non è che mi faccia impazzire, vediamo. Signori, Salisburgo-Inter, ce la siamo visti, bene così, comunque una vittoria, a me fa piacere. Questo è il canale YouTube Calcio più bello d'Italia, d'Europa e del mondo, vi voglio bene, ciao a tutti, ciao ciao.